In occasione della presentazione del film Chiamatemi Francesco, in corso di programmazione al Falmini Cinema a Polla, il vescovo della diocesi di Teggiato Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha presentato anche il giubileo che inizierà l'8 dicembre e che vedrà delle date importanti anche nella diocesi di Teggiato Policastro, con l'apertura delle porte il 12 dicembre a Teggiano e il 19 dicembre nel Golfo, e anche tutta una serie di pensieri e di idee in merito all'anno che si andrà ad aprire proprio l'8 dicembre. Ascoltiamo l'intervista. Il giubileo intendo riproporre proprio la ricchezza e la bellezza di quella pagina evangelica che sono le beatitudini. E certamente gli equilibri mondiali non si costruiscono solamente attraverso delle proclamazioni motivate e solide, ma con delle decisioni di natura politica che mettano in primo piano il riconoscimento dei diritti di tutti i popoli e di tutte le nazioni. E dunque la pace non si può ristabilire esclusivamente con la guerra, assolutamente con la guerra non si ristabilisce la pace. È piuttosto necessario intraprendere un percorso politico e di formazione di una nuova classe dirigente internazionale, una classe politica capace di mettersi in un ascolto di dialogo e di programmazione, soprattutto in quegli stati e in quelle nazioni che sono diventati il focolaio della violenza. Forse il mondo occidentale in questa direzione deve sentirsi particolarmente impegnato e responsabile.